I tulipani, non ho un'ombra di dubbio, io amo i fiori, mi piace, mi rilassa. E questi tulipani qui sono veramente belli. Nessuno, nemmeno la presidente regionale di Confcommercio, resiste al richiamo del mercato internazionale dei prodotti tipici, che torna ad Arezzo con la 13ª edizione e si conferma l'evento più atteso dell'autunno aretino. La multietnicità di offerta di prodotti, correlata anche da una grande esposizione massiccia delle nostre produzioni e delle nostre eccellenze, è sicuramente accattivante. Il folklore del mercato è sempre affascinante per tutti i tipi di clientela. Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, su iniziativa di Confcommercio e FIVA, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Camera di Commercio, l'evento porta in città 260 operatori, di cui 170 provenienti da 33 paesi del mondo. Gli altri 90, di cui 15 di Coldiretti, rappresenteranno le eccellenze del territorio. Birra, olio, vino, frutta, salumi e formaggi, quindi le eccellenze del nostro agroalimentare all'interno di questa straordinaria manifestazione. Noi approfittiamo anche di questo treno che i mercatini internazionali portano, per far sì che le nostre imprese del territorio e soprattutto certe eccellenze legate soprattutto al mondo dell'agricoltura e la trasformazione del mondo artigiano nel settore agroalimentare possano essere ulteriormente conosciute in Italia. Un evento importante che movimenta circa 300.000 persone e che fa di Arezzo per 3 giorni la capitale della cultura culinaria, che è ormai espressione di riconoscimento forte dell'identità dei paesi, quindi è un elemento importante dal punto di vista economico, attrattivo, turistico, come sottolinea sempre l'assessore Comanducci, ma è un elemento anche di grande tradizione culturale. Per la prima volta il mercato internazionale ospita Guida Sicura e Alcol, un progetto promosso da Confcommercio, CERT e ASL, e in Piazza Grande torna in concomitanza il mercatino dei ragazzi del Calcit, una delle edizioni più belle. Non dal punto di vista della raccolta fondi, ma dal punto di vista di come si trascorre la giornata, che i bambini possono giocare in un bello ambiente con una piazza tutta libera. Perciò effettivamente è proprio un giorno, oltre che raccolta fondi, anche un giorno da passare in completa serenità. Le novità più sfiziose saranno la cucina venezuelana e alcune specialità della cucina spagnola, ma come si suol dire, ad ognuno il suo piatto internazionale preferito. L'assessore Tanti ama molto la Spagna e quindi anche le declinazioni culinarie e culturali della Spagna. Andrà a assaggiare una paella, c'è dubbio. Forse probabilmente la soupe à l'oignon di Parigi, che è davvero particolarissima, si è mangiata a Parigi però, aggiungo. Però insomma si può anche assaggiare da lì. Assolutamente, con grande piacere.